Il giorno dopo la visita di Papa Francesco a Venezia e a 20 giorni dalla visita sempre di Papa Francesco alla Chiesa e alla città di Verona. Bentrovati per questa prima serata in cui torniamo a parlare di Papa Francesco, delle visite che sta facendo alle chiese del Triveneto, in particolare preparando la visita del 18 maggio a Verona. Ve la stiamo raccontando da più punti di vista in queste prime serate del lunedì, con ospiti sempre diversi, per sottolineare la complessità e la ricchezza di questa visita straordinaria anche nella lunghezza. Un giorno intero di Papa Francesco, appunto, nelle strade e nella città di Verona. Questa sera ne parliamo con due ospiti cui siamo contenti particolarmente, orgogliosi possiamo dire anche di averli questa sera ospiti da noi. Fra Paolo Crivelli della Fraternità Francescana di Betania è il cappellano della casa circondariale di Montorio. Molti magari dei nostri radioascoltatori, telespettatori più abituali l'hanno già conosciuto anche nell'intervista bella che ci ha rilasciato poco prima di Pasqua e che abbiamo condiviso con voi nell'attesa della Pasqua e poi nel pomeriggio di Pasqua. E a fianco lui Don Matteo Selmo, prete della diocesi di Verona, insegnante e in questi anni anche molto attento a tante fragilità, anche fisiche, psicologiche, dei nostri giovani, anche degli adulti, e con lui parleremo di tutto quello che è anche l'attesa e la preparazione del momento di Papa Francesco allo Stadio Bentegodi, essendo lui il referente di questo aspetto, ma anche di tutto quello che vuol dire questa attenzione agli aspetti dell'inclusione, soprattutto verso le persone più fragili, che è anche un aspetto comune, appunto, della visita di ieri a Venezia e del 18 maggio a Verona. Quindi un po' terremo insieme questi due aspetti. Venezia, che vi abbiamo raccontato anche con Radio Pace, Telepace, alcuni nostri operatori erano presenti a rendere disponibili non solo per noi, ma per tutte anche le televisioni nazionali e internazionali questa giornata straordinaria, e appunto da Venezia prenderemo lo spunto, lo slancio anche per raccontare alcune particolarità del 18 maggio, nel giorno in cui appunto questa mattina c'è stato anche poi questa conferenza stampa che è andata a delineare ancora di più gli orari, il programma della giornata. Ne parleremo, racconteremo tutti questi aspetti, ma partirei nel risalutare i nostri ospiti chiedendo a loro: qual è l'emozione, qual è stata l'emozione quando è stato annunciato la visita, di Papa Francesco? Quali sono le emozioni anche di questi giorni? Fra Paolo. Beh, io ho avuto questa possibilità di conoscere presto questa notizia perché una delegazione pontificia veniva in carcere proprio per dare un'occhiata e per incontrare la direttrice, il comandante per preparare tutto questo. Quindi una mattina sono stato svegliato da una telefonata, no, ero già sveglio, ma sono stato chiamato da Sua Eccellenza, dal nostro vescovo, che mi diceva se potevo fare in modo che tutto questo potesse avvenire quella mattina, e quindi è stato chiaramente un colpo, anche perché io da poco avevo cominciato a fare il mio lavoro di cappellano nel carcere, quindi è stato un colpo straordinario, una grande gioia, anche pensando a tutto quello che significa per i detenuti poter incontrare il Santo Padre. Don Matteo, per te? Sicuramente una bella sorpresa, un grande dono, però anche una sensazione di dire, beh, viene a casa sua, viene a casa nostra, una casa di tutti. Credo che Papa Francesco abbia reso un po' anche il suo pontificato così semplice, così vicino, che come poter dire, va bene, viene a casa sua, viene a casa. Quindi da una parte la sorpresa, dall'altra parte anche no. E accoglierlo in casa nostra, a casa sua, e condividere una bella giornata insieme. Sicuramente un dono grande che risveglierà tanto anche la nostra diocesi. È un'opportunità. E allora chiediamo anche a voi che ci state seguendo in diretta un po' di dirci le vostre impressioni, le vostre emozioni, come avete sentito questa notizia, come state vivendo questa preparazione. Per chi ha già
in mano magari il biglietto o si sta preparando a ricevere il biglietto per partecipare, anche lì che è in fremente attesa di capire se e come potrà partecipare. Il numero in cui aspettiamo i vostri messaggi è quello abituale appunto delle dirette, 351 70 47 017. 351 70 47 017. Diteci appunto le vostre emozioni, la vostra attesa, anche se avete magari qualche domanda, qualche curiosità che possiamo rivolgere anche ai nostri ospiti. Partirei anche nell'introdurci da una battuta che il Vescovo Domenico ha fatto questa mattina a margine appunto della conferenza stampa, dove a domanda di qual è il significato appunto della visita di Papa Francesco ha analizzato diciamo il fenomeno Francesco, cioè chi è e qual è il significato di Papa Francesco per la gente e per l'umanità oggi. La sentiamo insieme e poi ne parliamo con i nostri ospiti mentre attendiamo i vostri messaggi. Credo che la figura di Papa Francesco sia in questo momento una figura di grande trascinamento per il fatto che interpreta in maniera immediata e concreta le tante domande che attraversano il cuore degli uomini. Perciò credo che donne e uomini intravedano in lui un interlocutore credibile, e credo che anche l'arena di pace sarà un momento molto importante, riuscendo a mettere insieme persone anche di diversa sensibilità, credenti e non credenti, accomunati però da questa voglia di voler fare della pace non un contenitore vuoto, ma un insieme di cose di cui dobbiamo farci carico se vogliamo preparare la pace. Fra Paolo, chi è per te Papa Francesco e per un francescano un papa che porta il nome di Francesco? Beh, io lo aspettavo, diciamo così, aspettavo un papa che avesse questo grande coraggio profetico, non che i suoi predecessori non ce l'avessero, ma lui ha proprio portato il Vangelo alla portata di tutti, no? E lo vive quotidianamente senza timore che i suoi gesti possano in qualche maniera anche dare fastidio o scandalizzare, come è di ogni profeta. Deve dare un annuncio e ha la forza di dare questo annuncio. E così ha scelto l'evangelismo puro di Francesco, no? Che era il Vangelo senza commenti, e lo vive pienamente. Anche la sua attenzione al carcere, che è un'opera di misericordia corporale, lo fa vedere come l'ha sempre affrontato con grande libertà e con grande spontaneità, sempre dall'inizio del suo pontificato. Quindi veramente un profeta dei nostri tempi, che come sempre ha anche degli aspetti controversi. Le sue risposte non sono mai banali, scontate. Lui in qualche maniera, proprio perché annuncia il Vangelo, diventa un annuncio provocante che può anche creare scandalo. Don Matteo, per te Papa Francesco? Mi collego proprio a quello che ha detto lui, può creare scandalo. Io aggiungerei lo stupore. Cioè, ritorno a quella sera dove è uscito sul balcone e ha detto buonasera, è quello che non ti aspetti. E da quella sera i gesti, le parole hanno un po' stupito. Però ho proprio l'immagine del bambino o di una bambina quando per la prima volta si trova di fronte a una bolla di sapone. Queste sfumature, questa cosa che dice, ma come fa a crearsi? Poi questa scoppia e lì, quell'istante qui ci pensa, ma come si è formata? Come gli occhi di un bambino pieni di stupore. Ecco, Papa Francesco lo metto dentro questo stupore perché quando lui fa quei gesti, dice quelle parole, è come se ti fermassi e dicessi, ma cosa vuole dire a me? Cosa sta dicendo? Ecco, lo stupore è quell'istante dove ciò che accade lo fai tuo. Lui l'ha fatto, lui l'ha detto, ma io con la mia vita cosa sto facendo? Cosa sto dicendo? Ecco, per me Papa Francesco lo racchiudo dentro questo stupore, messo dentro anche a un dono che a febbraio dell'anno scorso ho avuto l'occasione di incontrare in un'udienza, il tempo che mi ha dedicato senza fretta, e soprattutto quel gesto finale, vieni qua che ti abbraccio. Ecco, quindi lo metto proprio dentro la parola stupore. Lo stupore, i gesti di Papa Francesco li attendiamo,
il 18 maggio, ma andiamo a ripercorrere quei gesti, quelle parole piene anche di stupore, di attenzione, di cura che ha proferito, ha fatto ieri a Venezia. In questa prima parte della trasmissione ascolteremo e rivedremo, ripercorreremo le sue tappe e poi le commenteremo insieme. Partiamo proprio dalla prima sosta, che è stata quella nel carcere della Giudecca, e ne parleremo poi tra di noi, con Fra Paolo in particolare, ma ancora anche con Don Matteo, e ascoltiamo insieme una parte appunto di questo suo discorso alle detenute e al mondo del carcere di Venezia. Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza, però può anche diventare un luogo di rinascita morale, materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento, ma promossa attraverso il rispetto reciproco e la cura di talenti e capacità, magari rimaste sopi o imprigionate dalle vicende della vita, ma che possono riemergere per il bene di tutti e che meritano attenzione e fiducia. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. Allora, paradossalmente, la permanenza di una casa di reclusione può segnare l'inizio di qualcosa di nuovo attraverso la riscoperta di bellezze insospettate in noi e negli altri. È fondamentale che anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita umana, di crescita spirituale, culturale e professionale, creando le premesse per un loro sano reinserimento. Per favore, non isolare la dignità. Non isolare la dignità, ma dare nuove possibilità. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare e ferite da curare, io anche. E che tutti possiamo diventare guariti che portano guarigione, perdonati che portano perdono, rinati che portano rinascita. Cari amiche, cari amici, rinnoviamo oggi, io e voi insieme, la nostra fiducia nel futuro. Non chiudere la finestra, per favore, sempre guardare l'orizzonte, sempre guardare il futuro con la speranza. A me piace pensare alla speranza come un'ancora, sai? Che è ancorata nel futuro e noi abbiamo nelle mani la corda, no? E andiamo avanti quella cosa ancorata nel futuro. Proponiamoci di cominciare ogni giornata dicendo: oggi è il momento adatto, oggi. Oggi è il giorno giusto, oggi. Oggi ricomincio, sempre per tutta la vita. Fra Paolo, quali sono le prime impressioni davanti a queste parole? Beh, il Santo Padre tocca dei punti importanti della vita di un detenuto, no? Quando dice che è un luogo duro, una vita dura e colma di sofferenze. Tra i disagi non citati, ma sicuramente un disagio molto importante, è quello delle tante difficoltà psichiche e psichiatriche che si incontrano, la problematica delle dipendenze che generano anche per gli altri situazioni di grande difficoltà. E poi quando parla di questa separazione, di questa possibilità di condividere anche i propri talenti, che è uno dei grossi problemi, che si cerca di costruire anche relazioni amicali fra i detenuti, che sono molto difficili. Una delle grandi problematiche per un detenuto è la solitudine, perché sei staccato da tutte le tue relazioni familiari e amicali che avevi precedentemente in un modo brusco, anche perché da un giorno all'altro entri e non hai più
tutto il tuo network. E poi non nascono nuove relazioni, no? Tra di loro si guardano un po' con sospetto, con difficoltà, non sai mai chi è l'amico, chi non è amico, quindi questa solitudine è uno dei pesi grandi che si porta. Quello che è molto bello, no, di Papa Francesco, in una frase che non è stata detta qui, lui ha detto: tutti usciamo da questo incontro più arricchiti, e forse il più arricchito sarò io. Mi ricorda quello che ha detto anche nella sua visita in un carcere in Messico, quando lui ha detto: ma io quando entro in un carcere mi chiedo sempre perché non io? In fin dei conti anch'io ho fatto i miei errori. Bellissimo questo aspetto di togliere la distanza. Quello che quasi tutti facciamo noi verso i detenuti è quello di mettere una distanza. Quelle mura che racchiudono e rinchiudono i detenuti diventano per noi zona di conforto, di tranquillità. Io non ho niente a che vedere con loro, non ho niente a che spartire con loro. E Papa Francesco in questi anni ha sempre rotto questa distanza, si è sempre fatto uno di loro. Questo secondo me è una cosa fondamentale, perché uno degli aspetti che i detenuti vivono e che il Papa anche un po' in qualche maniera ha detto parlando della possibilità di ricominciare, è che loro si sentono addosso comunque un marchio e che quando usciranno saranno guardati comunque in una maniera non amichevole. Tutto sarà più difficile, tante volte la vita al di fuori, cioè quando si esce dal carcere, è anche peggio della vita dentro, perché non ti danno lavoro, non ti danno fiducia, senti questo marchio come se fosse sempre con te. E allora Papa Francesco che va e dice: no, conosceteli. Lui va e li incontra, si fa uno di loro, perché quando li conosci tu trovi delle persone straordinarie, belle, delle persone che sono come te. Quindi cade questo muro, che è un nostro muro anche tante volte per non guardare le nostre fragilità, le nostre cadute. Tante volte anche con i detenuti ci diciamo: sì, però quante volte magari a chi non è mai entrato in carcere è andata bene, perché non si è trovato nel contesto sbagliato, con le persone sbagliate, nel momento sbagliato della sua vita. Perché se ci fosse stato tutto un contesto di causalità particolari, magari ognuno di noi avrebbe potuto trovarsi lì. E nel dire, a volte popolare, no? A volte davanti ad alcuni delitti, ad alcune situazioni, si dice: buttiamo via la chiave e non ci pensiamo più. A volte la vita del caso dei detenuti è semplificata dicendo: sono lì che non lavorano, che li paghiamo tutto, sono lì e stanno davanti alla televisione. Invece mi pare di capire che non è questa la vita del detenuto. Com'è il carcere e com'è anche la situazione della casa circondariale di Montorio in particolare? Allora, la vita di un detenuto è una vita molto difficile anche per l'infinito tempo a disposizione. Voi pensate ad avere magari davanti a voi 10 anni da passare in carcere, già lo vivete, lo convivete in una cella dove, fatta per stare in due, ma dove saranno in tre, anzi in teoria quelle celle forse sono state pensate inizialmente per essere per una persona sola, e si sta in tre, ci si spartisce questi 15 metri di cella più bagno annesso, dove non sempre ci sono le docce, le volte sono le docce comuni, in tre. E con questi tre condividi una parte importantissima della tua vita, ma non sono i tuoi due amici che hai scelto, con cui condividi, che ne so, la stanza o l'appartamento degli studenti. No, sono due totalmente sconosciuti, alle volte con differenze anche culturali importanti, sociali molto grandi, alle volte barriere linguistiche, barriere di usi e costumi, con cui devi condividere la vita. E il tempo non ti passa mai. Magari ci fosse, loro ambiscono avere del lavoro, perché il lavoro riempie, così come la formazione. Non è che non ci sia, ci sono proposte di formazione, di lavoro, però capite, è una casa circondariale, oltre, diciamo, un istituto misto, perché noi abbiamo anche dei fine pena molto lunghi, dei definitivi con fine pena molto lunghi, ma per chi arriva, chi è appena arrivato, chi è in attesa di giudizio, chi non si possono fare dei progetti lavorativi per loro, perché non sai quanto tempo rimarranno, magari domani mattina l'avvocato riesce a ottenere delle misure alternative in attesa del processo o altre cose. Quindi
il tempo non passa mai. Poi c'è questo disagio psichiatrico molto grande, quindi ci sono persone che magari urlano per 3 ore di fila o sbattono il blindo in ferro per 2 o 3 ore, magari questo lo fanno durante la notte, quindi tu vorresti dormire, non puoi dormire, ci sono persone che vivono il disagio di non avere le sostanze con cui sono normalmente abituati che sono normalmente abituati ad assumere nella vita, quindi questo rende tutto più difficile. Tante volte succede che uno torna in cella e gli hanno rubato tutto, gli hanno rubato i vestiti, gli hanno rubato l'orologio, gli hanno rubato le cose, le poche cose che hai e che sono anche importanti per la tua vita quotidiana, no? Quindi c'è questo grande disagio, non c'è questa amicizia, quindi il tempo, l'essere lì a fare niente è peggiorativo, non è migliorativo della loro vita. Sì, la televisione c'è, ma grazie a Dio che almeno c'è quello, perché se no non saprebbero assolutamente che cosa fare, anche perché magari per tanti la lettura non sarebbe un'opzione possibile, no? Quindi ecco, quindi vivere questa vita è molto dura, poi alle volte ci sono violenze, alle volte ci sono, no, grandi difficoltà, non sempre tutto è rapido. Voi immaginatevi che siete in questa situazione, noi già siamo regolarmente, noi delle nostre generazioni, ipocondriaci, ma quando tu sei lì e non hai niente da fare, il tempo non ti passa mai, la tua attenzione va su tutti i problemi della tua vita. Dalla questione della fidanzata, se sarà fedele oppure no, che puoi sentire magari ogni 15 giorni per 10 minuti, alla questione dei tuoi malesseri fisici. E quindi hai un desiderio, che ne so, anche di una cura sanitaria infinita, che chiaramente il territorio neanche può darti. E quindi c'è questa discrasia, è un servizio lento, faticoso, alle volte magari anche inefficiente, così, o anche l'aspetto amministrativo alle volte può essere lento e faticoso, burocratico, quindi è così. Ringraziamo il Signore, io dico, la polizia penitenziaria, che ha un ruolo difficilissimo, molto sofferente. Io li sento quotidianamente essere insultati, aggrediti verbalmente, alle volte non solo verbalmente, però assumono con grande forza e dignità anche questo compito, e devo dire che veramente loro lavorano anche per il benessere dei detenuti, perché alla fine se il detenuto sta bene, anche il loro compito è più semplice, questo è chiaro, no? Però c'è un grande sforzo da questo punto di vista. Ecco, bisogna comprenderla nel complesso. E quindi quando uno ha scontato anche una pena, deve averla scontata. Cioè non deve continuare a scontarla quando esce, perché l'ha già scontata ed è stato molto doloroso, molto faticoso. Veramente la vita di un detenuto è una vita estremamente dolorosa. Poi è vero, ci sono anche casi di rinascita, e questi sono casi belli. No, prima di parlare della rinascita, della dignità, di quanti operano per questo e anche di che cosa poi farà Papa Francesco il 18 maggio nel carcere, chiederei a Don Matteo, a te è capitato di entrare in contatto con il mondo del carcere, accompagnando, visitando, e anche l'altra parte della domanda. Secondo te la sensazione, come la gente, i giovani fuori, vedono e vivono il mondo del carcere, i carcerati o gli ex carcerati? Mi è capitato sì di entrare per andare a incontrare alcuni giovani dalle parrocchie dove sono stato prima, e sono sempre entrato in punta di piedi, non dico come un terreno sacro, però non so, mi sono sempre chiesto, noi i tesori li mettiamo sempre dentro, che ne so, dentro luoghi sicuri, sempre più chiusi da porte, e ricordo che quando entravo in quei carceri mi si aprivano, mi si chiudevano le spalle, porte, quindi dentro di me dicevo, in fondo sto forse entrando dentro qualcosa di prezioso che non so vedere se non incontrandolo. E quindi quando io ho incontrato questi giovani, soprattutto giovani, sono sempre andato in punta di piedi, non per incontrare un carcerato, un assassino, un drogato, un'etichetta, ma la persona.
E quello che a me ha stupito sempre sono gli occhi. Mi collego a un po' quello che diceva lui prima e quello che Papa Francesco ha detto, no? Io esco dal carcere più arricchito di quanto sono entrato. Bella questa immagine qua. E l'altra cosa la collego, l'altra parola che ha detto dicendo guardare la bellezza negli occhi degli altri, vedere ciò che di bello c'è negli occhi degli altri. E mentre lo diceva, avevo l'immagine proprio non di un carcere, ma della mia aula in classe con i miei studenti, soprattutto al centro professionale, dove ho lì molte realtà, prima le condividevo anche con lui, dove di fronte a certe situazioni, a certe notizie, loro reagiscono da adolescenti, da giovani, quindi buttare via la chiave, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quell'altro. Ricordo un giorno che quando sono un po' agitati, quando sono un po' tesi così, cambio la lezione, metto un quadro, un'immagine, qualcosa di... li metto di fronte all'arte. E ricordo un giorno che una ragazza non guardava la lavagna luminosa che abbiamo con il dipinto, ma guardava gli occhi della sua compagna di classe, che sono neri, 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 lei è un'indiana, no? E questa ragazza qua, insomma, è una di quelle abbastanza impegnative, interessanti, diciamo così, quindi, insomma, che ci dà un po' da fare. A un certo punto ho chiesto a questa studentessa, ma non guardi il dipinto? Certo, lo sto guardando. Fa, e come lo guardi? Negli occhi della mia compagna, perché erano talmente neri, una posizione dritta, che riflettevano il dipinto che stavamo guardando. Io non me ne ero accorto, ma lei sì. E ci sono rimasto di fronte a questo, come lei vedeva la bellezza negli occhi della sua compagna. E da lì abbiamo lasciato perdere poi il dipinto, ma siamo partiti proprio da lì, da questa bellezza negli occhi degli altri. E questa ragazza era una di quelle etichettate. Lei è quella che ha fatto, è quella che ha detto. E da lì è stato bello, perché tra loro è nata un'amicizia molto bella, ma anche come classe è stata l'occasione di pensarci, di rifletterci e di cambiare un po' anche il clima classe. Ecco, nel racconto suo, in quello che ha detto Papa Francesco nell'incontro nel carcere, nei miei incontri, ecco, di certo non ho portato fuori quei carcerati da là, ma di certo sono state occasioni in cui ho potuto vedere la bellezza nei loro occhi e di poterli fare sentire, dico il mio nome, Matteo, per non dire i nomi che ho incontrato, ma quindi non un'etichetta, ma una persona da amare e voler bene. E dall'altra parte il loro stupore nel chiedersi, ma perché hai perso tempo per me? E sapessi, non l'ho perso, l'ho guadagnato, perché uscendo da qui mi sento un po' migliore, sono cresciuto anch'io. Don Matteo ha collegato il mondo del carcere con l'arte, cosa che ha fatto anche Papa Francesco e il Vaticano, scegliendo che appunto il padiglione d'arte del Vaticano a Venezia sia proprio nel carcere. Allora ascoltiamo un breve tratto del discorso che ha fatto ieri Papa Francesco agli artisti e poi parleremo di bellezza, di dignità nuova, di rinascita ancora con Fra Paolo e Don Matteo. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. È per questo che quando diciamo stranieri ovunque, stiamo proponendo fratelli ovunque. Il titolo del padiglione in cui ci troviamo è Con i miei occhi. Abbiamo tutti bisogno di essere guardati e di osare guardare noi stessi. In questo Gesù, il Maestro perenne, Egli guarda tutti con l'intensità di un amore che non giudica, ma sa essere vicino e incoraggiare. E direi che l'arte ci educa a questo tipo di sguardo, non possessivo, non oggettivamente, ma nemmeno indifferente, superficiale. Ci educa a uno sguardo contemplativo. Gli artisti sono nel mondo, ma sono chiamati ad andare oltre. Ad esempio, oggi più che mai è urgente che sappiano distinguere chiaramente l'arte dal mercato. Certo, il mercato promuove e canonizza, ma c'è sempre il rischio
che vampirizzi la creatività, rubi l'innocenza e infine istruisca frenamente sul defarsi. Oggi abbiamo scelto di ritrovarci tutti insieme qui, nel carcere femminile della Giudecca. È vero che nessuno ha il monopolio del dolore umano, ma ci sono una gioia e una sofferenza che si uniscono nel femminile in una forma unica di cui dobbiamo metterci in ascolto, perché hanno qualcosa di importante da insegnarci. Penso ad artiste come Frida Kahlo, Corita Kent o Louise Bourgeois, in tante altre. Mi auguro con tutto il cuore che l'arte contemporanea possa aprire il nostro sguardo, annunciandosi, aiutandoci a valorizzare adeguatamente il contributo delle donne come protagoniste dell'avventura umana. Arte, bellezza, ma il tutto a partire da uno sguardo che dà attenzione, dignità, che apre alla contemplazione. Altro tratto del discorso del Papa che vi invito ad andare a riprendere in mano attraverso magari il sito vatican.va o attraverso anche tutti gli aspetti di Telepace e Radio Pace. Ascoltatelo, un bel discorso nella sua interezza in questo invito alla contemplazione. Fra Paolo, bellezza, arte e questo sguardo che sa riconoscere la persona. E questa è la chiave del ridare dignità anche a chi vive la situazione del carcere. Sì, io noto questo aspetto, no? Che lo sguardo con cui tu guardi un detenuto segnerà la relazione che potrà nascere. Loro sono assetati di relazioni, relazioni amicali, relazioni. Tant'è vero che nascono relazioni di amicizia, almeno io con loro ho tante relazioni di amicizia, in un tempo così breve, ma con una profondità e un'intensità così grande che non si spiegano se non proprio con questa grande sete che hanno loro. E tutto parte dallo sguardo con cui tu li guardi. Se li guardi con diffidenza, se lo guardi con paura, se li guardi con giudizio, se li guardi allontanandoli, oppure se li guardi come persone. Loro già il fatto di sentirsi guardati come persone normali si aprono, ecco, ci si scioglie davanti a questo. Quindi lo sguardo è fondamentale per la relazione, quindi la capacità contemplativa che è sia in ciò che vedi, ma anche proprio nello sguardo con la persona. Poi è chiaro che il carcere non è un luogo bello, noi dovremmo forse cominciare a fare dei carceri che fossero anche belli, perché la bellezza ha un potenziale educativo straordinario e tante volte la vita dei detenuti è sempre stata brutta, non solo adesso che sono detenuti, ma è sempre stata brutta e la possibilità di avere qualcosa di bello potrebbe veramente rieducarli e parlare della loro dignità, però non è così, anche se sicuramente ci sono sforzi importanti che si fa per cercare di umanizzare anche gli spazi che ci sono. E in questo quanti sono i volontari, tutto il mondo che gira attorno appunto per rendere possibile una nuova dignità, una nuova rinascita? Ma ci saranno, a Verona io non ho il numero esatto, ma ci saranno almeno una settantina di volontari che sono sia coloro che partecipano ai corsi di formazione, quindi noi abbiamo dentro la possibilità sia di prendere un diploma di scuola media che tre diplomi diversi di scuole superiori, ci sono tutti gli insegnanti. Poi abbiamo i volontari sia della cappellania che della fraternità, che storicamente è stata presente nel carcere di Verona. E poi abbiamo tutti coloro che offrono anche lavoro, quindi abbiamo tante persone che offrono lavoro. C'è una scuola, un progetto, un laboratorio di teatro, ci sono quindi parecchie persone che comunque settimanalmente o quotidianamente cercano di portare questa umanizzazione all'interno. E il 18 maggio che cosa succederà nel carcere di Montorio? Beh, io penso la rivoluzione della dignità. Il Papa viene a riconferire ad ognuno la sua dignità perduta e a dare la speranza di un futuro possibile.
bello, no? Di ridare la possibilità di una bellezza nella propria vita. Penso che questo sia il grande annuncio che la visita del Papa nel carcere dà. E i detenuti di per sé hanno una relazione col tempo molto difficile, quindi il tempo sembra sempre molto lungo fino a quando ci sarà. E poi cercano di non illudersi mai, no? Sono troppe le delusioni che hanno ricevuto, che ne so, l'attesa di una scarcerazione o di un permesso che poi magari non sono arrivati, della possibilità di un lavoro, e quindi un po' cercano di proteggersi e quindi di non farsi delle illusioni. Però ormai la visita del Santo Padre a Venezia ha reso tangibile, è qui, e quindi sta nascendo tutto un fermento, quindi stanno quasi permettendosi di gioire e di crearsi delle aspettative sulla venuta del Papa, e questo è bello, quindi è proprio qualcosa di straordinario. Questo venerdì, come Telepace, insieme al Centro Televisivo Vaticano, saremo in carcere a vedere, insomma, cosa e come sarà possibile trasmettere anche per chi seguirà su Radio Pace, Telepace, in altri modi, questo momento che vedrà appunto l'accoglienza fuori, giusto? Ci puoi raccontare i vari passaggi di questa visita? Sì, diciamo, ancora siamo in attesa di un accordo vaticano finale, però in teoria ci sarebbe nel piazzale, all'interno della cancellata, ma fuori dalla parte detentiva, un incontro con i familiari, diciamo, di tutti i dipendenti, quindi della polizia penitenziaria e anche degli altri dipendenti dell'amministrazione. Poi, entrati nella zona detentiva, nel percorso ci saranno appunto tutti i volontari e poi nel campo da calcio ci saranno sostanzialmente i detenuti e il Papa si incontrerà con il maggior numero di detenuti possibili nel campo da calcio. E lì passerà un tempo e poi andrà nella cappella, che però diciamo dismetteremo come cappella per quel giorno, e lo faremo diventare la mensa, perché è l'unica sala adeguata per fare questo, e ci sarà un pranzo con un centinaio di detenuti, quindi il Santo Padre mangerà, si fermerà a pranzare con loro e ha proprio questo desiderio di stare a stretto contatto con loro, quindi di ascoltare le loro storie, di guardare i loro volti, ecco, di trasmettere questa grande speranza di un futuro migliore, di una possibile vita migliore davanti a loro. Grazie, Fra Paolo, intanto. E ripartendo dall'arte, Don Matteo, per te, anche come insegnante nell'accompagnare i giovani, qual è il significato, il valore dell'arte? Colpisce ancora la bellezza, l'usi, l'arte? Mi verrebbe da dirti che, proprio parlando di arte contemporanea, io ogni volta che entro in una classe, entro in un museo d'arte, perché l'arte più contemporanea che ora abbiamo sono i tatuaggi. E quindi sono, insomma, c'è chi ne ha davvero tanti. E la cosa bella è che mentre anni e anni fa li guardavo, non so, un po' con sospetto, adesso mi piace, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, io li dedico a girare tra i banchi, a chiedere come stanno, proprio avere questo sguardo che Papa Francesco dice, no? Ma mi piace anche fermarmi e chiedere la storia di quei tatuaggi, perché dietro un disegno, un segno, un colore, è incredibile la storia. A volte noi parliamo tanto degli adolescenti e giovani, ma poco parliamo con gli adolescenti e giovani. E quando ci parli, ti si apre davvero un museo d'arte incredibile, perché dietro quel colore c'è un significato, c'è un momento particolare per la loro vita, c'è una delusione, c'è un fallimento, c'è la loro storia. E proprio i giorni della settimana scorsa mi sono avvicinato a una ragazza che ha fatto di nuovo i tatuaggi. È particolare perché ha fatto su tutto il braccio una cosa floreale incredibile, ma ha lasciato come se fosse un braccialetto che come se lei ce l'avesse avuto mentre hanno fatto il tatuaggio, poi sono accorti, oddio, lo togliamo, e sotto è rimasto proprio il bianco, no? E lì gli ho chiesto il perché, lei fa, non lo so, è rimasto questo spazio bianco. E allora ho preso una penna, una biro, e gli ho scritto su quello spazio, fai della vita un capolavoro.
pensando proprio in questi giorni, è chiaro che penso a Papa Francesco nell'organizzare un po' lo stadio, no? E mi è venuta in mente questa frase. E lei mi ha guardato stupita e il giorno dopo è tornata e fa: è piaciuta tanto anche mia mamma, quando fa: vedrà che le chiederò di scriverla di nuovo e farò il tatuaggio di quella frase. Ecco, e l'arte per gli adolescenti, per i giovani, crea ancora stupore e attenzione. E, bisognerebbe avere il coraggio di metterli di fronte a qualcosa di bello, ma di fronte anche a loro stessi, che è la fatica che hanno più grande. E io, qualche adolescente, l'ho davvero detto qualche volta, di prendere il rossetto, soprattutto le ragazze e i ragazzi, quello che volete, un pennarello. Se fate fatica con voi stessi, andate in quello specchio che alla mattina incontrate per primo, appena svegli, prendendo un po' di spavento dalla notte, e scrivete: buongiorno principessa, sei un capolavoro. E questa, se vuoi, stupidata, ha guarito il cuore di tanti adolescenti, che la loro fatica era proprio di vedere la bellezza in loro stessi. E questa frase all'inizio della giornata, per poi si dimenticavano che c'era, facevano partire con il sorriso, non con la risata che magari tante volte hanno sentito su di loro, che sfigato che sei, che brutto, no, ma quel sorriso che ti fa dire: wow, dai, sono un capolavoro, lavoriamoci su. Ecco, credo che la bellezza, l'arte, faccia parte, l'arte è adolescenza e giovinezza, questo sì. La fatica di parlare con i giovani sicuramente non è una caratteristica di Papa Francesco, che ci parla volentieri. Allora ascoltiamo un tratto del suo discorso, anche molto lungo, che ha detto ieri appunto a Venezia, incontrando i giovani, tra cui anche alcuni giovani di Verona, insieme a rappresentanti di giovani di tutte le diocesi del Triveneto. Ne sentiamo una parte. È un discorso che parla appunto della bellezza e anche del riscoprirsi capolavori. È bello vedervi, trovarci insieme, ci permette di condividere, anche solo attraverso una preghiera, uno sguardo, un sorriso, la meraviglia che siamo. Infatti tutti noi abbiamo ricevuto un dono grande, quello di essere figli di Dio, amati. E siamo chiamati a realizzare il sogno del Signore, testimoniare e vivere la sua gioia. E non c'è cosa più bella. Non so se vi è capitato di vivere alcuna esperienza così bella da non riuscire a tenere per voi, ma da sentire il bisogno di condividerle. Tutti noi abbiamo questa esperienza, un'esperienza tanto bella che uno sente il bisogno di condividerla. Noi siamo qui oggi per questo, per riscoprire nel Signore la bellezza che siamo e rallegrarci nei nomi di Gesù, Dio giovane, che ama i giovani e che sempre sorprende. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante stare preparato alle sorprese di Dio. Amici, qui a Venezia, città della bellezza, viviamo insieme un bel momento di incontro, ma stasera, quando ciascuno sarà a casa, e poi domani, nei giorni a venire, da dove ripartire per accogliere la bellezza che siamo noi e alimentare? Da dove ripartiamo per cogliere questa bellezza? Vi suggerisco due verbi per ripartire, no? Due verbi pratici, perché materni, due verbi di movimento che animavano il cuore giovane di Maria, Madre di Dio e la nostra. Lei, per diffondere la gioia del Signore e aiutare chi era nel bisogno, si alzò e andò. Alzarsi e andare. Non dimenticare questi due verbi che la Madonna ha fatto prima di noi. Pensiamo al nostro Padre che ha creato tutto per noi. Dio ci ha dato tutto. E noi siamo Suoi figli, per chi creiamo qualcosa di bello. Viviamo immersi in prodotti fatti dall'uomo,
che ci fanno forse perdere lo stupore per la bellezza che ci circonda. Eppure il creato ci invita a essere a nostra volta creatori di bellezza. Per favore, non dimenticate questo, essere creatore di bellezza e fare qualcosa che prima non c'era. Questo è bello. E quando voi, quando sarete sposati e avete un figlio, una figlia, avete fatto una cosa che prima non c'era. E questa è la bellezza della gioventù quando diventa maternità o paternità, fare una cosa che prima non c'era. È bello questo. Pensate dentro di voi ai figli che avrete. E questo deve tirare avanti. Non siate professionisti del digitale compulsivo, ma siate creatori di novità. Una preghiera fatta col cuore, una pagina che scrive, un sogno che realizza, un gesto di amore per qualcuno che non può ricambiare. Questo è creare, imitare lo stile di Dio che crea e lo stile della gratuità che fa uscire dalla logica nichilista del faccio per avere e lavoro per guadagnare. No, boh, si deve fare, no? Ma non essere il centro della tua vita questo, faccio per avere e lavoro per guadagnare. Il centro è la gratuità. Date vita a una sinfonia di gratuità in un mondo che cerca l'utile. Allora sarete rivoluzionari. Andate, donatevi e senza paura. Giovane, che vuoi prendere in mano la tua vita? Alzati, alzati. Apri il cuore a Dio, ringrazialo. Abbraccia la bellezza che sei, innamorati della tua vita e poi vai, alzati e vai, alzati e innamorati e vai, esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita, per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita, alzati e vai, lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati e vai. Non ho sentito, sai? Alzati e vai. Mi piace. Gesù ti rivolge questo invito. Lui a tante persone che aiutava e guariva diceva alzati e vai. Ascolta questa chiamata. Ripetila dentro di te, custodiscila nel cuore. E com'era la cosa? Alzati e vai. Grazie. Alzati e vai, è l'invito appunto che Papa Francesco ha rivolto ai giovani radunati a Venezia. Parleremo tra poco anche dell'importanza che i giovani avranno anche il 18 maggio a Verona. Intanto leggo però due dei messaggi che ci sono arrivati. Grazie Radio Telepace che ci fate vivere da casa i viaggi di Papa Francesco. Veramente date voce e volti a chi non ha voce e non ha volto. Altro messaggio, spero che Papa Francesco possa avere una parola di speranza anche per i tanti giovani che stanno vivendo un momento di difficoltà e ci insegna a portare la croce con meno fatica. Un abbraccio. Allora ci introduciamo anche più nel dettaglio rispetto al 18 maggio, lo facciamo lasciandoci introdurre anche al significato della giornata dalle parole del nostro Vescovo Domenico. Sicuramente il carcere è per questo Papa uno spazio non casuale. Se non vado errato, penso che questa sia la 15ª volta che va in un carcere, tra le volte che è stato all'estero e quelle che è stato in Italia. E credo che il carcere sia proprio l'espressione di quell'umanità che diamo talora per perduta definitivamente e che ai suoi occhi invece diventa una condizione per ribadire che non c'è nessuna condizione umana che possa essere definita come ormai persa e dunque in un certo senso la sua sosta nel carcere dice che c'è una
possibilità per tutti, e questo a mio parere, più che essere un discorso edificante di umiltà, è un discorso costruttivo di umanità. Nell'arena di pace interverranno tanti soggetti che hanno poca voce oggi anche nelle televisioni e nei media. Quanto è importante questo momento? Credo che sia un momento di rara consapevolezza intorno alla pace, su cui in questi ultimi tempi, purtroppo complice anche un atteggiamento frequentemente divisivo, quasi che si debba dover scegliere tra la pace e la guerra, quando tutti siamo convinti che la pace è l'unica condizione di umanità, credo che sia un momento importante per uscire fuori da certe logiche un po' troppo ristrette, che fanno della guerra un esito quasi inevitabile, e ritrovare invece la consapevolezza che la pace soltanto è ciò che ci consente di andare avanti, ma la pace va preparata molto di più che non la guerra. Oggi appunto è stato reso ufficiale il programma dettagliato di quel giorno, di quel 18 maggio, di Papa Francesco a Verona. Vi invitiamo a seguirlo, a vederlo sul sito chiesadiverona.it e anche sul portale dedicato visitapapa.chiesadiverona.it. Sono confermati, anche se con leggeri cambi di orario, tutte le varie tappe, quindi la preghiera con i preti, la vita consacrata nella Basilica di San Zeno davanti al patrono, la festa con i bambini e i ragazzi in piazza San Zeno, appunto la partecipazione all'arena di pace, il momento in carcere di cui abbiamo parlato e poi il grande momento, anche quello più animato, con più persone allo stadio. Don Matteo, che cosa succederà allo stadio? Cosa succederà allo stadio? Sicuramente una grande festa. Una grande festa e un grande grazie, perché vivremo proprio l'Eucaristia. Quindi un po' a chiudere questa giornata sarà il grazie che noi diremo a Dio per il dono grande di Papa Francesco in mezzo a noi. È una festa, un incontro che inizia un po' a smuovere tanti animi, certamente tante le iscrizioni. Principalmente un po' mi sto dedicando un po' più all'aspetto della disabilità, perché è quella comunque più delicata, e perché siamo in una struttura che è lo stadio, non è una chiesa, non è un teatro, è una struttura che ci viene offerta per vivere questa esperienza, e quindi ci sono tante attenzioni, tanti particolari. La cosa bella però è l'insieme, l'equipe che si è creata attorno a questo evento, che è fatta di fratelli e sorelle che si stanno dando una mano, che davvero ci mettono entusiasmo, tanta professionalità, ma nessuno tira un po' dalla sua parte, è proprio un'esperienza di comunità, di famiglia. Questo credo che sia una cosa bella da sottolineare. Tra le novità appunto di quest'oggi, qualche cambiamento di orario, in particolare appunto la celebrazione eucaristica, che prima si pensava per le 16, invece è anticipata alle 15. Quindi c'è tutta una fase di slittamento di quella che è la festa animata dai giovani, prima nell'accogliere Papa Francesco, anche poi ci sarà un momento in cui saranno protagonisti appunto quelli che più fanno fatica a volte nel movimento, insomma chi vive una disabilità. L'ultima volta che siamo andati allo stadio, che c'eri anche tu, mi sono messo, quando poi è stato scelto di mettere il palco sotto la sacratissima curva sud del Dente Godi, per un istante è come se la curva sud non ci fosse più stata, ma ci fosse stata la grotta di Lourdes. Ecco, mi sembrava di vedermi un attimo pensando agli spazi dove poter mettere le carrozzine, le persone con disabilità, che ho sempre chiamato con speciale abilità, e mi sembrava proprio di vedere quel piazzale davanti a questa grotta, all'immagine di Maria, e di vederci tutti lì attorno, perché le persone che si sono iscritte sono davvero tante. Ti do alcuni numeri. Pensavamo, allora, allo stadio, quando ci sono le partite, sono circa 60 carrozzine più accompagnatori. Pensavamo di ampliarle, arrivare a 100,
ma ad oggi, e le iscrizioni sono chiuse anche per la sicurezza, sono circa 290 le carrozzine, più gli accompagnatori, poi non sempre c'è un accompagnatore perché certe situazioni ha bisogno di più cura. Ma poi ci sono anche le persone che possono camminare, penso a un gruppo davvero grande anche di persone non vedenti, oppure di persone sorde. Di questa dimensione, di questa realtà, sono circa 280, senza contare i circa 650 accompagnatori di queste persone, quindi siamo circa 1200 persone che rappresenteranno un po' il mondo della fatica, della sofferenza. E la cosa che mi sta davvero facendo tanto bene è che nessuno scrive dicendo voglio toccare, ma riesco a vederlo. Bello che Papa Francesco sottolinei proprio lo sguardo, cioè l'essere visti. Ecco, loro basta questo. E poi dietro a ogni nome che io sto scrivendo, vedendo in quale settore, dietro c'è una storia, c'è un mondo. Qualcuno l'ho anche chiamato perché mi hanno scritto nelle email cose davvero anche personali, testimonianze belle che mi sono sentito proprio di chiamarle, di ascoltarle, di sentirle. Quindi non sto maneggiando numeri, ma dietro quei nomi ci sono persone, ci sono storie. Ecco, credo che lo stadio sarà la vittoria di tutti se davvero la vivremo insieme come esperienza. Mai come stasera mi è difficile dover concludere la trasmissione, la diretta, perché starei molto tempo a parlare con Fra Paolo, Don Matteo, a dare voce a chi non ha voce, che appunto, come ci ricordava anche il messaggio, è una caratteristica, è un'indicazione, un tentativo che continua a portare avanti Telepace, ma appunto il tempo corre e siamo purtroppo alla conclusione. Mi dedico solo a leggere alcuni altri messaggi. Con emozione sto seguendo la trasmissione, grazie per la vostra professionalità. Con gioia aspetto la visita di Papa Francesco. Non potendo essere presente allo stadio, seguirò tutto su Telepace e noi cercheremo il più possibile appunto di accompagnarvi in questo momento, così come lo stiamo facendo anche nell'avvicinarci al 18 maggio. Tra gli appuntamenti di attesa, ricordo venerdì sera alle 20:45 la preghiera in cattedrale, nella cattedrale di Verona, in attesa di Papa Francesco, che trasmetteremo in diretta, così come sabato mattina alle 10:30 l'ultimo appuntamento in preparazione di Arena di Pace sul tema del disarmo, e così altri saranno gli appuntamenti che ci accompagnano al 18 maggio. E poi il 18 maggio stiamo facendo il possibile, grazie anche al vostro sostegno, alla vostra attenzione, alla vostra provvidenza, appunto, per vivere al meglio, offrirvi il meglio che possiamo appunto per questa giornata. Tanti sono i messaggi arrivati che non riusciamo a leggere. Mi tengo solo qualche ultimo istante per dire che da giovedì 2 maggio alle ore 10 sarà possibile ancora fare richiesta di biglietti nominali sia per lo stadio che per l'arena. Potete andare sul sito appunto visitapapa.chiesadiverona.it, vedete che c'è partecipa e cliccando potete andare in cerca della vostra categoria in cui fare la richiesta appunto di questo biglietto nominale. E così come nei prossimi giorni arriveranno tutte le indicazioni per chi ha fatto l'iscrizione tramite la parrocchia, la settimana prossima saranno consegnati ai vicari forani e quindi alle parrocchie tutti i biglietti, saranno date indicazioni anche su parcheggi, viabilità. Don Matteo ci segnalava la fatica anche per chi ha più difficoltà motoria, no? A capire, dobbiamo tutti avere un po' di pazienza, appunto nei prossimi giorni saranno date tutte le indicazioni, così come già venerdì alcuni particolari che vanno a descrivere poi chi saranno gli ospiti di Arena di Pace, cosa succederà nel dettaglio anche allo stadio, l'attenzione che si ha anche per esempio con la possibilità di alcuni esperti della lingua dei segni per dare possibilità a tutti di seguire anche tutti i discorsi, tutto quello che avviene in quella giornata. Sono costretto a chiudere, ma non posso fare altrimenti che salutare prima Fra Paolo, Don Matteo. Vi invito a continuare a seguirci, a rimanere aggiornati, anche a pregare appunto per questa giornata del 18 maggio con Papa Francesco, che diventa, possiamo dire, la scusa anche quella giornata per
incominciare e ricominciare a vivere la nostra fede, la nostra attenzione agli ultimi, che siano i carcerati, le persone con più disabilità, i giovani stessi, no? Siamo davvero una Chiesa che si prende cura e che dà voce a chi non ha voce, che dà volto a chi non ha volto, come il nostro spettatore ci ha consigliato e ricordato questa sera. Un saluto a tutti e seguite e rimanete sintonizzati appunto per vivere al meglio il 18 maggio la visita di Papa Francesco a Verona.